Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di Sekiro. Bene, andiamo avanti e vedere cosa ci aspetta. Allora, vediamo se c'è qualcosa di bello qua. Non mi sembra. Forse qui, ma... ci arriviamo poi, ok. A posto, possiamo andare, no, perché devo anche ricordarmi, scusate. Andiamo a parlare con i gufoli. Padre. Sei tu, temo di aver commesso uno sbaglio. Forse inizio a pagare il prezzo del tempo. No, non ti curare delle mie ferite. Inutile. È troppo tardi. Lupo, prendi questa. Chiave del tempio nascosto. La chiave del tempio nascosto della tenuta di Hirata, consegnata dal gufo. Il tempio è sul letto della tenuta. 2. Il signore è assoluto. Difendilo con la vita. Se verrà preso, riportalo indietro ad ogni costo. Questa è... la chiave del tempio segreto nel palazzo della tenuta. L'erede divino è lì. Passare dal davanti è impossibile. Non supereresti mai le fiamme. Sì, padre. Forse le rupi proprio qui fuori. Sì. Torna all'ingresso della tenuta e cerca una via laterale lungo le rupi. Entra dal retro, attraverso il cimitero. È la tua via d'accesso. Ho capito. Lupo, ricorda sempre il codice di ferro. Sì. Il signore è assoluto. Lupo, proteggi il tuo signore con la tua vita. Padre. Niente. Vado alla mia sinistra e seguo la rupe. Se attraverso il cimitero, ci sarà una via verso la tenuta interna. Ci penso io, padre. Ok, andiamo pur dove dice lui. Eccoci qua. Adesso io non mi ricordo se effettivamente ci fosse qualcosa. Scusate, la musica mi incoglionisce. Però a memoria mi sembra di ricordarmi che sia il punto dove dovevamo arrivare noi. Cioè dove eravamo andati, scusate, già prima. Vediamo se è vero. Ok. Perfetto. Non c'è niente che io abbia lasciato in giro. No, non c'è un cazzo. Sì. Ecco, noi siamo qua. Alla fine siamo ritornati qua, dove eravamo sneaky sneaky l'altra volta. Devo quindi fare il pulito da capo, che bello. È per quello che non mi piace mai resettare la zona. Però dobbiamo farlo, no? Vediamo un po'. Allora, come ne usciamo? Meno male possibile. Mi sarebbe stato piaciuto vederlo in stealth lui. Mi ricordo di averlo fatto una volta, ma non so perché non me lo fa più fare. Ok. Non vedo un cazzo. Non se ne sono accorti. Allora, perfetto, così almeno... oh, porca vacca, dicevo che... porca vacca. Non mi faccio prendere il panico, perché non ce n'è bisogno, però... tu sei bello scassa cazzi. Vabbè,
calma, eh. Non mi faccio prendere la panico, oppure la prima cosa che ho fatto è stata quella. Ecco. Ok. Ha detto, mi faccio prendere la panico, e la prima cosa che ho fatto è stata farmi prendere la panico. Mi sembra una cosa positiva, è andata bene proprio. Beh. Ok, un po' di rigenerazione non mi fa male. E adesso ricordarsi esattamente qual è la sequela da fare. Ok. C'era... Ah, ok, qui. Perfect. E poi c'è il santuario qui. Però io non ricordo se effettivamente devo prendere qualcosa. Però stavo pensando, adesso è ora di andare verso lo scultore e farci mettere il prostetico, se no qui non finiamo più di come li abbiamo presi. Perfetto, io faccio un bel viaggio e ritorno un attimo, così almeno vado là, mi faccio mettere lo spacca scudo e gli spacchiamo il culo, cioè nel senso, insomma, dai, ecco qua, andiamo pure. Salve. Oh, vedo che hai trovato qualcosa di interessante. Una canna meccanica. Un meccanismo che serve da nucleo per la protesi. Passa qui. Te lo installo io. Qual è la differenza con questa canna? Con una base così versatile, posso usare vari agenti purificatori per affinare ulteriormente la tua zanna. Agenti purificatori? Cosa sono? Gli agenti purificatori sono dei materiali che posso usare insieme alla canna, come la polvere da sparo e il metallo di recupero. Quindi, se trovi qualcosa di simile, portalo a me. Cara meccanica, sì, della protesi Shinobi. Ok, modifica la protesi Shinobi. Adatto allo strumento prostetico. Potenzia. Volevo vedere se mi. Potenza gli strumenti prostetici. Nel menu potenzia gli strumenti prostetici. È possibile spendere sen e materiali per creare versioni potenziate degli strumenti prostetici. Per potenziare è necessario possedere lo strumento base e completare eventuali prerequisiti. Anche dopo un potenziamento, le precedenti versioni di uno strumento rimarranno disponibili. Allora, mi interessava questo, che è disponibile. Cioè che è potenziato con energia rotatoria latente, consuma emblemi spiritici con l'uso, beh, anche quello danno, danneggia vitalità e postura di un nemico lanciando queste rapide lame, infligge più danni del nemico ai nemici che saltano, ah, interessante, lascia l'energia, allora, che ce l'ho, e quindi lo farei. Ha sbloccato informazioni di livello 3, beh, mi fa piacere, no, sono cose che comunque mi interessava fare, io lo uso questo, scusate. Poi adatto uno strumento e la cosa che ci dà, lo dici cosa fa questo? Vedete che è caricato con le piume, consuma, se viene attaccato durante l'utilizzo puoi scomparire e muoverti a torre, cioè infatti immaginavo tipo il tronco di Naruto. Ok, ascia, proviamo questa, vai. Perfetto, questi ce li posso mettere tutti, poi scegliere io se farli o meno, no? Sì, quindi insomma, alla fine che cazzo me ne frega. Poi la protesi Shinobi, vedo che ti ci sei abituato. Tieni, è per te. Oh, grazie. Testo esoterico prostetico. Mamma mia, un libro di segreti che descrive una serie di tecniche per la protesi Shinobi. Permette di apprendere le abilità dello stile prostetico, scritto da una mano che ha abbandonato la via degli Shinobi, ma che non ha voluto sapere il suo lungo... sprecare il suo lungo lavoro di ricerca, ma si sarebbe aspettato di trasmettere a qualcun altro il suo sapere. Di cosa si tratta? Contiene modi per mordere il nemico con quella tua zanna. In altre parole, tecniche di combattimento per la tua protesi. Capisco. Pensavo che mai più sarebbero servite quelle tecniche per la protesi, ma mi sbagliavo. Ok, modifica, vediamo un po', potenza strumenti protetici, esatto, adesso li ho, vedete, interessante per carità, però mi manca la roba, ovviamente siamo all'inizio ancora,
Però è interessante che ci sia. E non vedo che si sblocchi anche questo. Magari uno shuriken ancora più potente. Spero non ne utilizzi troppi. Lancia lo shuriken, tiene premuto, lancia lo shuriken, vorticale, cambia rotazione. Prima del lancio colpisce il nemico più volte. Beh, quindi devo tenere premuto. Va bene, tutto chiaro. Ok, a posto. Lui soffre del male. Ok, alterna strumenti. Quindi se io facessi così, ho la... Oh, a posto. Fatemi vedere. Quindi ogni volta c'ho sia quello normale che quello verticale. Però penso sia la stessa cosa. Vediamo un po' adesso, appena riesco a capire come funziona. Sì, dovrebbe essere meglio. Ok, io penso e credo che possiamo anche andarcene. Io metterei anche il questo spacca scudi, che è interessante. Non so, shuriken normale è perché forse è più veloce l'altro e questo comunque deve tenere premuto. Fatemi vedere perché voglio anche capire, scusate, sono solo una palla però. No, va lo stesso, e tenendo premuto invece rotola, cioè che cazzo cambia? 13, no, io non vedo motivo per il momento di usare l'altro. Ok, io volevo vedere anche, acquisisce abilità, quello nuovo, che è questo, dov'è, scusate, questo. Acquisisce l'arte battaglia Shinobi, fendente inseguitore, che permette di accorciare le distanze del nemico sferrando un attacco in avanti, dopo aver usato uno strumento prostetico. Cioè lui lancia... Lo shuriken che poi mandano avanti. Sì, è un tipo studio. Sì, però separano. Cioè, non lo so, è da provare. Così sì, l'arte marziale di Shinobi attacca col rampino. Usa il rampino per lanciarti contro il nemico e sfruttare il lancio per sferrare un attacco. Ah, era quello lì che io dicevo. Trova la figura di merda. Cosa fa questo? Qui si avvita la forma con di potete l'effetto degli oggetti di recupero. Questa è una cosa che non posso farne a meno. Perché me li potenzia. E questo è una cosa. No, dai, era buono. Anche questi, per carità, sicuramente se lo saranno. Però dai, sono contento. Almeno abbiamo usato i punti. Cazzo, erano lì. A parte che adesso ne facciamo già un altro. Quindi insomma. Va bene, dai, sono contento. Andiamo pure avanti. Se no, qui. Dite che cazzo fai, insomma. No, il Monte Congo no. Tenuta di rata. E facciamo questo. Mi sembrava questo, sì. E cominciamo a divertirci perché qua c'è un middle boss, però insomma mi ricordo che era abbastanza impegnativo, probabilmente morirò, però adesso 2000 non è un cazzo di vendere io, sarà divertente per questi soldi, è proprio di una sbaccarata vi farei, vi farò incredibile. Ok, allora c'è modo di uscire bene, ma devo esplorare un attimo, dai, datemi tempo. Ok, mi ricordo che si esplorava un po', qualcosa di buono ne usciva, però guarda il singhiozzo, ma porca vacca, ma che cazzo però, sei proprio stronzo. Sì, ma io devo sapere certe cose, purtroppo non me le ricordo. Che cazzo è quello? Un santuario? Ah, è dall'altra parte, sì, dove eravamo al santuario, ok. Ho capito. Ho capito che sono era me. No, adesso forse mi sto preoccupando come al solito troppo, Però, cioè adesso ditemi con lo sterzo così alto, lui come ha fatto a vedermi? È una cosa che io proprio non concepisco. La miseria, ma che cazzo mi tirano? Adesso che so cosa mi aspetta, cerchiamo di prenderla un pochino più adagio. Ok, riposati un attimo e riflettiamo bene. Andiamo. Questa è andata. Allora, c'è l'arciere che a me
Ok. Dava danno più di tutti. Era quello. Ok. Vieni, vieni. Perfetto, non bisogna farsi prendere dal panico. Ovviamente, se poi... mi sembra ovvio. Ma certo. Però, mi hai fatto un bel attacco, complimenti. No, me lo devo studiare un attimo. So che è una merda questo uomo, c'è il sicuraccio. Però, mi devo studiare un attimo, dai, insomma. Diciamoci la verità. Ok. Beh, mi sembra che abbia fatto una giocata di merda. Allora, voglio capirla bene, perché sono sicuro che sia facilissimo, però devo capire bene qual è il modo migliore per farlo. Vabbè, abbastanza sicuro che sia facile, me lo ricordo che questo lo usavo bene. Ma adesso faccio un po' di prove e poi me lo faccio un intero con voi. Ma non lo so neanche io, adesso sto ancora pensando e valutando, perché non è difficile, solo che è pieno denso di gente. Come l'hai informato? Allora, vediamo un po' se riusciamo a capire chi è che dobbiamo prendere. Ah, non me l'ha fatto prendere. Ok, sembra essere quasi morto. Ok, adesso te. Calma e sangue freddo. Lui è un po' stronzo. È un po' finito. Signore, ci riesce in giornata. Ok. Perfetto. Ok, vedete, non è difficile. È più che altro, se io riesco a mettermi in modo che l'arciere non mi prenda, sarei quasi più felice, perché ecco, vedete, così almeno non c'è, sembra una cacata, lo so, però ok. Vai, perfetto, vedete, con la calma ci si fa, insomma, non è difficile. Ok, andato, due colpi, vedete, cioè era facilissimo. Ma proprio facile facile, solo che devo vedere una volta, Allora. Vediamo cosa ci sarà qui dentro. Cerchiamo di farlo con calma. Ok. Era già così, Cavacca. Ok, qua io avrei messo qualcuno. Possibile che non ci sia veramente nessuno? Sono magari già venuti perché ho fatto... No, non è bello lui. Cioè, non è un bel uomo, cioè nel senso... Eccolo qua. A posto. Adesso esploro bene, Volevo esplorare con calma, ma... Oh, vedete che c'è qualcosa? Oh, i coriandoli! Te lo molti venire, lo so, adesso è uscito così. Ecco qua. Ho aperto casa. Se qualcuno voleva... L'open space, va così di moda. Allora, apro, perché magari c'è qualcosa che mi sfugge e non vorrei... che mi sfuggisse. Ok, sembrerebbe che non ci sia porte da aprire, perché a volte ci sono dei segreti. Mi ricordo che ce n'è uno, ma non mi ricordo dove, e quindi devo stare un po' attento. Ok, andiamo, che se muoio dopo è un casino. Cioè, non è un casino, li faccio pulizia, lo faccio off camera, tanti saluti.
Ok, controllo così, poi se non c'è nessuno vado così, insomma, chiaro, no? Tipo italiano. Ok, butto giù tutto perché magari c'è qualcosa che non vedo. La volta, tanto una volta lo devo fare, perché sempre. Una volta fatto, sono sicuro che non c'è niente. Saluti. Ecco, c'è niente. Strano, però non c'è niente. Oh, sneaky. Quanto avrei gradito un radar. Qua se mi fai andare era per farlo stealth, può essere. Ok. Mi ricordo che c'è tanto da prendere qua della roba. Adesso vado un attimo in safe mode, mi guardo il mio video così vedo se manca qualcosa e lo andiamo a prendere, così almeno facciamo 100%. Quindi metto un attimo sneaky qui, perfect, e ci vediamo fra te. Allora, qua c'è da fare un pochino di cose, siccome è un po' lunga mi piace farla bene, ci bisogna provarci, lo faremo direttamente nel prossimo episodio, così almeno ce la prendiamo con calma, facciamo tutto quello che va fatto a rimortarci su. E quindi sì, va bene, allora facciamo che ci vediamo al prossimo video, quindi come al solito invito a lasciare un like e commento, se piace la serie, fate sapere cosa ne pensate, e adesso vi do solo un flusciva, ciao ciao!